Sono cresciuto in un piccolo comune di campagna, ma mi sono trasferito da 3 anni in città, dove studio matematica all'università. Nonostante mi sia ambientato abbastanza bene, dal momento che ho stretto molte nuove amicizie e la città offre molte più opportunità, sono rimasto molto legato ai luoghi in cui ho sempre vissuto, ai vecchi amici d'infanzia e del liceo. In media, siccome la distanza è breve, ogni 2 fine settimana torno in campagna per trascorrere un po' di tempo con la mia famiglia, come ogni fuorisede delle mie parti. Inoltre, nel tempo libero, suono come bassista in una band che abbiamo formato sui banchi di scuola. Facciamo principalmente pezzi nostri. Suoniamo dal blues rock al fusion. Siamo tutti fissati con i Weather Report. Senza falsa modestia, abbiamo anche un certo seguito e veniamo chiamati spesso in occasioni di eventi locali. Adesso è primavera, la sessione di esami non è troppo vicina e questo weekend sono tornato a casa per una breve pausa dagli studi. Stasera con la band suoniamo all'Endis, il nostro locale preferito, un pub sulla provinciale. Non è niente di che, ma l'atmosfera è amichevole, poiché è stato il nostro primo palcoscenico e siamo praticamente ospiti fissi. E comunque non è che da quelle parti ci sia molto di meglio da fare, perciò è uno dei posti più frequentati. Arriviamo al locale, soliti casini con la strumentazione, ma nulla di irrisolvibile. Poco dopo, eccoci pronti per la serata. Come in ogni occasione di ogni nostra esibizione, il locale si riempie e il pubblico è piuttosto variegato. Si va da giovani intenditori a nostalgici un po' più attempati. Spacchiamo, gran bella performance. Sistemiamo la strumentazione in macchina di Luca, il batterista. Lavora come giardiniere e usa la sua vecchia monovolume anche per scarrozzare la band. Siamo tutti stanchi, ma soddisfatti per la serata. Toccherà a me guidare, perché appare ovvio che sono il più lucido. Non bevo quasi per niente quando suono. Abitiamo tutti nella stessa frazione, per fortuna. Dovremmo fare pochi chilometri sulla provinciale. Sono 2:30 di notte. 2 di noi dormicchiano sul sedile di dietro, ammassati insieme a strumenti e amplificatori. Accanto a me, sul sedile anteriore, c'è Luca. Anche lui assonnato, si prepara pigramente una sigaretta con drum e cartine. Ho sempre pensato che la provinciale sia una strada inquietante di notte. Per molti chilometri attraversa il parco nazionale, boschi e praterie completamente disabitati, bellissimi di giorno, ma di notte, con la strada illuminata solo dai fari, creano un effetto spettrale. Li attraverso sempre con la paura che qualcosa, o peggio qualcuno, possa attraversarmi la strada di colpo. Ricordo le storie che mi raccontavano i miei parenti più anziani per invitarmi ad essere prudente. Parlavano di quando dei malviventi legavano le funi agli alberi ai lati della strada per costringere i malcapitati a fermarsi e poi massacrarli di botte e derubarli. Ho il terrore di trovarmi davanti una di quelle funi. Proseguo su questa strada che, a parte l'inquietudine, conosco molto bene, o almeno così ho sempre creduto, finché vedo davanti a me questa cosa che proprio non riesco a spiegarmi. La strada si interrompe, è deviata da uno spartitraffico. Siamo costretti a fermarci, ma non c'è un'anima viva che possa dare una spiegazione, né un'auto delle forze dell'ordine, né qualcosa che indichi un pericolo o dei lavori in corso. Luca prorompe: «E adesso che è sta novità?» «È stranissimo. Siamo passati di qui solo 5 o 6 ore fa. Forse si è aperta una voragine, oppure sarà caduto un albero. Ma c'è qualcosa ancora più strana. C'è un segnale che indica una direzione obbligatoria a sinistra. Vediamo che indica una stradina sterrata, si perde nella prateria. Ma come può essere? Ma che strada è questa?» chiedo a Luca. Gli altri dietro ronfano, ignari di tutto, anestetizzati da qualche cocktail di troppo. «Ti giuro sulla mia testa che non lo so, e chi cazzo l'ha mai vista?» mi risponde Luca confuso. «Non mi pare che abbiamo scelta. Se torni indietro e prendi la statale, arriviamo domattina. Senti, capiremo dove porta. Di sicuro ti farà riprendere la provinciale.» Non mi va di stare fermo in mezzo al nulla un minuto di più. Imbocco la stradina. È tutta dossi e buche.
Le sospensioni della monovolume sono messe a dura prova. E vai piano però! Mi urla Luca. Ma non è possibile, ma che è? Commento io. All'ennesimo colpo si sveglia Alberto, chitarra e voce del gruppo, e Giacomo, tastierista. Si sollevano lentamente sul sedile di dietro. Ma che strada hai preso? Chiede Giacomo. Ehi tu, sì, sto parlando con te. Lo sai che puoi diventare supporter del podcast? Avrai accesso a contenuti esclusivi e potrai ascoltare in anteprima e senza interruzioni pubblicitarie molti racconti. Cosa aspetti? Clicca nel link in descrizione e supporta il podcast. I supporter hanno sempre dei vantaggi in più. Proseguiamo così per qualche minuto quando vedo qualcosa che percepisco solo visivamente, ma il cervello rifiuta di tradurre l'immagine in qualcosa di sensato. I fari illuminano una pozzanghera di qualcosa di scuro e viscoso. Al centro vedo chiaramente un braccio mozzato. Sudo freddo e impallidisco. Luca, accanto a me, sussulta e ha dei conati di vomito. No, 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 dove cazzo siamo? Torniamo indietro di corsa! Urla Alberto in preda al panico. Si copre il viso con l'avambraccio. Giacomo quasi sviene. Sono paralizzato. Con un gesto quasi involontario, faccio per inserire la retromarcia. Qualcosa salta fuori dal lato della strada ed entra nel fascio di luce dei fari. È un uomo, ma sembra più un cadavere ambulante, con indosso dei vestiti laceri e sporchi, senza un braccio. Zoppicando, arriva al centro della pozzanghera, raccoglie il braccio, gira la testa verso di noi. Ha mezzo naso distrutto, le orbite degli occhi vuote, ma sembra ci fissi per una manciata di secondi che sembrano eterni. Poi si gira di nuovo e scompare zoppicando nell'oscurità col suo arto mozzato in mano. Ah, avete visto tutti? Mi giro verso Luca. È pallidissimo, trema. Torna indietro. Balbetta con un filo di voce. Metto la retromarcia, do un colpo di acceleratore. Non succede niente. Ma si può sapere che cazzo stai facendo? Urla Alberto disperato. Non va! Non va! È inserita, ma non va! Provo ad andare avanti. La macchina va normalmente, ma quando provo a fare marcia indietro si blocca dopo a neanche un metro. Ora muoio di terrore. Non c'è modo di invertire la marcia. Noto che ci sono due fossati ai lati della strada. Realizziamo in fretta che possiamo solo andare avanti. Dobbiamo andarcene prima che torni quella specie di morto vivente. Proseguiamo, in preda al terrore più puro. La strada è tutta uguale, buia, stretta, dissestata. Non sappiamo dove siamo. Vogliamo andare a casa. Alberto chiama la polizia. C'è un uomo ferito. Io e i miei amici ci siamo persi. No, non... Non riesco a calmarmi, no, non so dove siamo finiti, cazzo! La provinciale era interrotta al chilometro 36. Vi prego, trovateci. Abbiamo paura. Alberto chiude. Restiamo in silenzio. Continuiamo sulla strada. Sembra non finire mai. Il cellulare squilla. È la polizia. Alberto risponde con il viva voce. Potete comunicarci meglio la vostra posizione? Non ci risultano interruzioni sulla strada provinciale. Tutti impallidiamo. Giacomo attiva il GPS. Proviamo tutti a turno. Non c'è uno straccio di segnale. Non abbiamo un segnale sul GPS. Eravamo sulla provinciale al chilometro 36 e ci siamo fermati. Abbiamo seguito il cartello che indicava la deviazione. Ora siamo su una strada di campagna. Abbiamo paura e c'è un uomo smembrato e senza occhi che si aggira nei paraggi come un fottuto zombie. Dovete aiutarci! Urla isterico Alberto. Restate calmi. Cercate di raggiungere la strada provinciale e attendete gli soccorsi. Noi stiamo cercando di individuare la vostra posizione. Ripeto, rimanete calmi e non proseguite la guida. È inutile. Sembra tutto uno scherzo macabro. Questo posto non esiste. Non ci troveranno mai. Sbotta Luca. E quanto cazzo è lunga questa strada? Sto guidando da 20 minuti, ma sembra tutto tranquillo intorno. E invece no.
Qualcosa colpisce violentemente lo sportello alla mia sinistra, come se avessero lanciato un sasso. Tutti saltiamo sui sedili. Do una rapida occhiata, non vedo niente. Poi Giacomo lancia un urlo straziante. Una testa! Era una testa! E scoppia in lacrime. Ho appena il tempo di capire quello che dice Giacomo, quando pochi metri più avanti vedo una luce abbagliante. Nel bagliore distingo delle sagome. Sono delle forme vagamente umane. Vengono verso di noi. Ora li vediamo chiaramente. È raccapricciante. Sono persone magre e macilente. Ad alcuni mancano degli arti. Alcuni hanno gli occhi cuciti. Altri hanno catene al collo con cui si colpiscono il volto, ferendosi orribilmente. Vedo uno di loro che cerca di impedire alle viscere di uscire fuori dal costato squarciato. Sento i loro lamenti. Alcuni urlano e blaterano versi incomprensibili. Svegliatemi. Svegliatemi. I media nazionali hanno riportato la notizia del ritrovamento della band dei ragazzi all'alba del 16 aprile 2015. L'auto è stata trovata ferma sul ciglio della strada all'altezza del chilometro 36. Ognuno dei ragazzi era in stato comatoso. I quattro sono ancora ricoverati in questo stato che i medici sostengono essere irreversibile. Non c'erano segni di incidente e nessuno di loro ha riportato lesioni di alcun genere.